Parola d'ordine. Cristallo. Accesso negato. Ippocampo. Accesso negato. Way, what about you? Accesso garantito. Per la rubrica Way, what about you? Promosso dall'Osservatorio delle Politiche Giovanili della provincia di Bologna, vi presentiamo un'intervista realizzata da Giulio Ferrante e Alessio Zagari a Donato Battista, della web radio Frequenza Appennino, la voce della montagna. Allora, Donà, che dici? Dimmi giù. Com'è stata l'avventura all'inizio? L'inizio di Frequenza Appennino. Sì, dici. Come nasce? L'inizio di Frequenza Appennino, sostanzialmente, per un ragazzo a cui viene proposto un progetto del genere, è stato noioso, se così vogliamo dire. Perché c'è stato un mucchio di teoria, ci sono stati un mucchio di corsi. Ti dico, abbiamo iniziato a lavorare a Frequenza Appennino, il primo mixer, il primo microfono l'abbiamo visto quasi dopo 2 anni, quindi soltanto chi ha retto con pazienza tutti i corsi eccetera eccetera ha avuto la soddisfazione di cominciare a lavorare in radio, e adesso sta dando delle soddisfazioni, nel nostro piccolo delle grandissime soddisfazioni, perché comunque io sono felicissimo, come anche tutta la redazione, siamo tutti stracontenti del lavoro che facciamo e stiamo vedendo che comunque sta prendendo corpo. A settembre cominceremo con un nuovo corso gratuito di formazione e per reclutare altre persone interessate, altri ragazzi. Allora, certo, cioè, se qualcuno fosse interessato ci può scrivere a info@frequenzaappennino.com, però il corso si può dire che è già quasi pieno, nel senso che lo stiamo facendo per le nuove leve che si sono proposte. Non ci aspettavamo così tante nuove adesioni e pensavamo di formarle una a una, nel senso ci aspettavamo 2-3 persone da formare. In realtà sembra che siano addirittura 10-15 persone, quindi abbiamo pensato di organizzare dei corsi per formarli tutti in maniera un po' più ordinata. Per far conoscere un po' più, un po' meglio a chi ci ascolta, cos'è Frequenza Appennino, ci puoi dire più che altro i programmi che fa, ecco. Frequenza Appennino è la radio, si propone di essere la radio dei giovani della montagna. Sì. Si ascolta su frequenzaappennino.com e i programmi principali che adesso vanno in onda, adesso non vanno in onda perché siamo ci in pausa. Ci sono delle estiva. Repliche comunque. Non ci sono neanche delle repliche, siamo proprio in riposo assoluto, non abbiamo voluto neanche fare la fatica di mettere delle repliche. Okay. Per creare un po' di distacco, perché comunque in radio fa un po' di stacco. Sei sicuro? Sì. Ah, va bene. Che la continuità a un certo lo prendo punto per buono, stanca. Mi fido. E comunque da settembre ricominceranno regolarmente le principali rubriche, c'è Rock Time, di cui parlavano anche prima i No Comment, che è una rubrica condotta da Sam e Mont, che si occupa principalmente di musica rock. Di musica rock, bravo, e di tutti i più grandi artisti rock. Cerca di fare delle puntate tematiche, credo che sia finita l'ultima sui Rolling Stones, non vorrei dire una boiata. Non lo so. Fanno delle puntate tematiche e si propongono di ospitare dei gruppi ovviamente rock. E l'altra rubrica che va in onda per il momento è Gag Mag, che è quella che invece che conduco io e Alberto, a cui siete stati ospiti nell'ultima puntata. Esatto. E che invece è una cosa un po' più libera, un po' più sfiziosa, si propone di fare un po' di intrattenimento e di divertire attraverso tutte le notizie e le curiosità che il web ci offre, che sono veramente un'esagerazione. Poi ci sono altri programmi che stanno andando un po' a rilento, perché comunque siamo tutti volontari, quindi adesso stiamo un po' gestendo. Ci sarebbe Tommy Today, che è un programma sportivo. Diciamo che i principali sono Gag Mag e per il momento time. Sì, a settembre o in autunno, diciamo, dovrebbero partire altre rubriche, altre proprio al plurale, perché comunque stiamo ragionando su un numero consistente di nuove rubriche. Il palinsesto dovrebbe arricchirsi in maniera consistente. Volevo chiederti, mo' di curiosità, proprio il responso della...
della gente, degli ascoltatori temporanei. Noi vediamo costantemente ascoltatore per ascoltatore istantaneamente. La faccia, i baffi, la barba, tutto, le gambe. Tutto quanto, le ginocchia buona... punta, i capelli raccolti dietro. Giusto. Tutto. Quindi solo gente giusta ascolta Frequenza Appennino. Esatto. Non Blogos Web Radio. No, più che altro è monitorata come cosa del genere. Sì, allora noi partiamo dal presupposto che comunque In questo momento lo stiamo vivendo più come un'esperienza personale. Cioè, nel senso, noi viviamo il progetto in quanto tale, in quanto composto da piccole esperienze. Ogni rubrica è vista come esperienza e non ci interessa l'ascolto che facciamo. Non abbiamo quest'ottica di fare ascolto. Pensiamo in questo momento a crescere noi professionalmente. Anche se ovviamente poi la tentazione c'è sempre, quindi una capatina per vedere gli ascolti che si fanno sempre, anche se il nostro responsabile preferisce mai non farne, perché lui odia che parliamo di ascolti. Però posso dirvi anche che Frequenza Appennino con il Blogos ai mondiali antirazzisti ha fatto veramente il botto. Sì, se io dovessi, ha fatto veramente l'ultima puntata, soprattutto è stata un grande successo e ci è stata richiesta anche la creazione di un podcast. Ti dobbiamo salutare. Mi dovete salutare. Sì, il tempo è tiranno. Accidenti. Proprio le fans qui urlano lo scandalo. No, la voce del popolo. Vabbè, dai, sicuramente ci salutiamo con una bella canzone, però. Oh, grazie. La canzone si chiama The Ugly Army ed è dei Fresh Body Shop. Ciao a tutti. Ciao. L'intervista è stata realizzata durante il programma estivo B-Summer del 15 luglio 2010, a cura della Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.